di qua si può vedere uno scorcio della città molto più espressivo di qualsiasi parola, perché si può vedere come la città è costruita su palafitte con una casa accanto all'altra, senza il minimo spazio, creando problemi difficilissimi di comunicazioni e anche di insicurezza stessa. E poi questa tangenziale, che è costata questo pezzo soltanto 120 miliardi, quanto sarebbe bastato per risolvere uno dei problemi più difficili e più gravi della città di Napoli, cioè la questione della scuola. E poi questa città costruita in questo modo, che ha come sottosuolo una situazione estremamente grave, perché è piena di buche, di scogli di acque, di vecchie fognature che la rendono particolarmente insicura. In questa città in cui i bisogni non mancano anche i mezzi, cioè i denari, i finanziamenti, non si riesce a risolvere i problemi perché manca una direzione politica, ed è questo però fondamentale. Quindi occorre modificare la direzione politica di questa vecchia classe borghese napoletana, che è spesso una classe politica insufficiente, incapace. Sì, sì, certo, avete ragione. Ad ogni modo gli altarini per l'appalto si scoprono domani. E l'affare come si presenta? Ah, è nostro, naturalmente. Solo ho dovuto offrire uno 0,50 in meno dell'altro concorrente. Capirete, in queste cose bisogna agire sempre con molta prudenza. Avete diritto a un altro concorrente? Sì. E chi è sto qua? Compagia lì. Sotto sotto deve trattarsi della solita testa di legno. Come sono ingegni. Cari ingegneri, il polo nord-ovest della tangenziale ci apre le braccia come una donzella sedata di baci, caso un miliardo, modestamente. Statevi bene, mantenetevi forte, arrivederci. Arrivederci. Alcuni amici avevano intenzione di costruire un certo numero di fabbricati, diciamo 40, nei quartieri popolari, case a basso costo, per intenderci. Più che al guadagno, loro miravano al significato umano, voi mi capite, al senso politico di una iniziativa simile. È tutto in ordine, licenza, mutui. Ma come sapete, l'avidità umana è una gran brutta bestia. I proprietari del suolo prima avevano fatto una cifra. Ora se la rimangiano. Voi mi capite? È una cattiva azione. Pessima. Sono contento che la pensiate così. Non ho sbagliato sul vostro conto. Voi mi capite? Basterà parlargli, farli ragionare. Quando uno è giovane non si fermerebbe mai. Il contrabbando, le puttane, il tabacco, tutto è stronzato. Troppi rischi e poca moneta. Qui stanno i soldi veri. 600 appartamenti a 30.000 lire al mese. Quanto fa? Molto. Già, proprio così. Poca, guardate, 10 fabbricati, 500 appartamenti, 3.000 vani. Purtroppo questa è l'edilizia moderna. Questo è il quinto complesso che ho costruito io. L'avete fatta voi. E con che risultato? Uno più fa, più la gente lo odia. Come sa, se io fossi una tigre... Una tigre lei? Vabbè, una gazzella. Preferirei mille volte i pericoli di una foresta alla tranquillità di un giardino zoologico. Ho capito, lei è una gazzella incosciente. Ma vuole mettere gli odori, i colori di una foresta. Sì, puoi anche morire ammazzata, ma muori con gli occhi pieni di vita. Bravo, anche poeta. E allora senta quest'altra poesia. Ieri in via Tasso è scoppiata una fogna che ha seppellito due persone. Quando li hanno tirati fuori, io ero lì. E non avevano gli occhi pieni di vita. Napoli sprofonda sotto le fogne costruite da quelle tigri. Ma ogni volta che muore qualcuno, le indagini si insabbiano perché chi manovra dall'alto non lascia mai prove. Ma questa volta le prove ci sono e io le voglio. Abbiamo invitato nel nostro studio 4 autorevoli esponenti delle precedenti amministrazioni della città partenopea, che gentilmente risponderanno a quei telespettatori che nel corso del nostro incontro vorranno telefonicamente proporre quesiti ed opinioni. L'onorevole Lobove. L'onorevole Lobove. Iso innocente! L'onorevole Lobove e l'onorevole Lobove.
Fratelli, immagino. Parenti? Noi no, quando mai? Ma per carità. Mai viste, mai conosciute, è ovvero no? Mai, papà. Dunque, una delle città più care agli italiani, Napoli, ancora oggi, sconta decenni di malgoverno. Gravi deficit nel bilancio comunale, il numero dei disoccupati era superiore allo stesso numero degli abitanti, strade sprofondate, palazzi smottati, il centro storico invaso da eserciti di topi, insomma, una specie di anno mille. Onorevoli, che cosa avete fatto a Napoli? Come siete arrivati a tanto? Prima di tutto, voglio dirlo subito, ringrazio pubblicamente il nostro partito Boluardo, intendenza, sovrintendenza sulla protezione regionale, oltre intendenza della democrazia di Napoli. Napoli è bella, quanto è bella. Rindo cuore, i figli lontani, vicina. Grazie, grazie, grazie assai. Grazie a lei, onorevole Lobove. Ed ora a lei, onorevole Lobove. Volesse aggiungere l'onestà da noi dimostrata verso la popolazione, con la popolazione, insieme alla popolazione, dentro la popolazione, in culo alla popolazione. Grazie, onorevole Lobove. Ed ora a lei, onorevole Lobove. Il mio illustre predecessore parlante alludeva alla compenetrazione della problematica municipalità grazie a noi affaticature sempre all'ert e all'ert stanno. Noi abbiamo sempre stato, è vero, contro, come un baluardo e cacevò contro l'elettorato rosso e come una tigre e una iena convintamente affermata sopra la nostra città e che sfaccimma e deturpa questo golfo celestiale disegnato dalla mano stessa di Domine Dio. Permesso, scusate. Trascrizione delle telefonate ricevute. Bene. Ah, sentiamo che cosa dicono. Oh, grazie. Ma potemmo rispondere. Dunque, la prima. Vorrei sapere perché queste quattro teste di... Oh, cominciamo pure. Oh. Ma sono tutte parolacce. Le peggiori non le abbiamo neanche trascritte. Grazie, cara. Bene, io cercherò allora di sintetizzare... Beh, ma cercherò, vero, di sintetizzare, onorevoli, lo spirito di queste telefonate. Dunque, ci si domanda, in sostanza, come mai Napoli sia stata per tanti anni in mano a quattro fetentoni, parola che trovo qui. Ah, fa niente, fa colore. Che hanno sfruttato la città occupandone tutti i posti chiave, anzi, i posti chiavica. Oh, no, ma ci sta scritto proprio chiavica. No, questo l'ho aggiunto io, è pesantuccio. No, ci sta bene, ci azzecca proprio bene. E come mai questi magnaccioni sono riusciti ad ignorare la crescita civile della popolazione e la lezione democratica di altre città che, specie nel nord, si erano già date amministrazioni diverse? Ma come volessimo declassare Napoli a livello di Bologna? Ma quale regione, quale nazione, tenne un solo così bello, un mare così azzurro, un cielo così sfizioso? Uomini di Napoli, volessero abbrutirvi pure voi, lavorando all'intrasatta per 10 ore al giorno come bestie, abbandonando il vostro stato disoccupatorio permanente? Giusto. Donne di Napoli, voi volessimo declassificare per voi, non più femmina, ma femministe, non più mignon, ma mignotte. Non giusto somiglio, ma so cemello. Napoli, città a forma di cuore. Napoli in un zucchero. Non fa fallire. Acquisiti il babà. Ridateci la nostra città, caso noi la sapimmo gustare. Ridateci la maggioranza. Maggioranza assoluta e relativa. Ridateci la piazza del municipio. Ridateci il comune. Ridateci Porta Capuana. A me bro, ci vediamo e voi da. Ridateci piazza d'Italia. Mandate, mandate. Voi vogliamo e voi da. Si rimettano a sedere, ma siamo in diretta. Non si può attaccare, a rimortarsi i vostri! Signore e signori, concludiamo così il nostro dibattito su Napoli, da malata a convalescente. Direzione, amministrazione, medaglie e patate! Gettoni telefonici e radioline! Mandateci tutto! Tutto cosa! Questa sera, studio aperto, è durato più del consueto per l'interesse dell'argomento.